6-0 chiamato frequency for Roma. Com'è la frequenza? 129 decimali 0. Ali 1560 129 decimali 0. Ciao, Italia 1560, Franco del 300, è un corso di Palermo. Ali 1560, ciao. Non so se ti dico radar contact ogni volta. Sì, radar contact, go ahead. Ciao, Italia 1560, request Franco del 360. Is it possible to get direct to Elba? Flight level 360 approved and direct to clear to Elba. Flight level 360 and direct Elba, Italia 1560, grazie. Corretto, ciao. 360. Adesso è tuo perché l'autopilot ha inserito. 360. Flight level 360. Jet. E andiamo in diretto a Elba. Quello è tuo. Quello è tuo. Se vuoi me lo chiedi, se no lo fai te. Sotto i 10.000, diciamo che come buona pratica di volo e CRM, tu stai volando l'aereo, tu stai volando a mano, lo chiedi al primo ufficiale o all'altro di farlo. Adesso non c'è motivo per il quale tu non debba farlo. Okay. Fa dei riposizionamenti, ma io lo fa. Allora fai dir, allora, fai clear così cancelli il new clear, scusate, dir, pal, esattamente, e fai direct to, e che c'è, e direct to insert. Scusami, Palermo, Elba, hanno detto. Elba. Colpa mia. Direct di nuovo, scendi giù con le frecce, è anti-intuitivo, però è quella. Ok, ho capito, basta che il Elba, esattamente, eccolo qui, e tu mi chiami Nav Elba. Nav Elba, che sarebbe Nav e il tuo waypoint Elba. Però tu questo ce l'hai chiuso adesso, apri il range magari. Ecco, ancora, apri. Fino a quando avevi tu sei 320 miglia, fino a poter poi vedere dove più o meno siamo. Questa freccia è dove aspettiamo il top di livellare. Esattamente, il top line. Quindi possiamo passare ad airport, perché tanto ormai siamo su in quota, non c'è più nulla di costretto a vedere, puoi fare anche te. Dopodiché il RadNav lo puliamo sulla 10.000, non c'è problema. Dopodiché sono alcune compagnie che salgono a cost index 0, ci ho provato, faccio cost index 0, ci fa salire troppo giù di velocità, non mi piace, quindi va bene così per adesso. Dopodiché possiamo andare a mettere prima di manciare, quindi sappiamo un riferimento per Milano, lo puoi fare anche te se vuoi. Siamo nel progress page. Non l'abbiamo, in realtà si copia l'attivo e nel secondario poi possiamo mettere l'avvicinamento azzurro per la 35 di sinistra. Quindi abbiamo tutte le piste a quel punto da poter utilizzare. Lio è Olbia. Lio è Olbia. Liri. Dov'è Liri? Alto destro. Ah, Liri. Ah, è Salerno. Se avessimo un'emergenza ora o ritorniamo a Catania, andiamo a Palermo. Ah, non Bari. Beh, se sei più su, alla fine ti conviene andare da Bari qua. Sì, guarda, Nav 80. Palermo. Andiamo a Palermo se c'è un'emergenza adesso. Ma una cosa grossa, perché Palermo, perché vediamo com'è il tempo a Palermo. Quindi se c'è casting 30. Dove vai a Bari? A Catania. No, probabilmente ritorniamo a Catania. Ecco, un'altra opzione. Però se il tempo è buono a Palermo, Palermo c'ha una pista bella grande, 3,3 km, 60 metri di larghezza, c'ha un ILS, se non c'è meteo particolare perché non andare a Palermo? Com'è Bari Palese? Bari Palese è tranquillissimo come aeroporto. Brindisi. Brindisi è bell'aeroporto. No? Tosto. Sì, sì, fa un casetto. Aereo FMA, quindi Mac al cruise, ce l'hai tolto, quindi con la box dura 10 secondi, se tu non la chiami in 10 secondi sparisce, te la chiamo io, dico FMA. Allora, quello a posto così. Dopodiché tu cos'è che fai? Metti il TCAS su below, quindi lo
porti un'altra attacca di adattamento, perché così quando saremo pronti per la discesa vedremo i traffici sotto. Adesso non mi ricordo, sono credo adesso in questo settaggio ci sono più 2 e 9 di quelli che stanno sopra e 9 e 9 a guardare giù, se non mi ricordo male, vado a memoria. Fai una cosa, allora diciamo che Roma ci chiama e ci dice che can you increase speed 0.76? Sì. Tira la velocità verso di te, il primo, e portalo giù, perché guardalo qui adesso dove sta facendo, 6. Cioè secondo me sei un po'... Diciamo che siamo a 73 adesso, forse anche 2.60 sarebbe giusto giusto, va bene. Tu hai fatto quello e siamo d'accordo. Dopodiché ti da pilot flying possiamo monitorarlo a 121.5, ti fai all e ti guardi tutti i sistemi dell'aereo che non ci siano problemi, ti guardi l'overhead, il radar meteo te lo setti come ti pare a te, perché dovrebbe essere funzionante e inserito, ti setti di fatto l'angolo con il quale andiamo a guardare. Esattamente. E dopodiché ti prepari la box, fai il PA ai passeggeri e così via, quello che abbiamo fatto a terra perché eravamo in fretta, non abbiamo solo dati passeggeri, magari te sei comunque PF da comandante, quindi facciamo così. E io nel frattempo cosa faccio? Un acronimo, Only Weather Shall Delay, ovvero soltanto il meteo dovrebbe creare ritardi, e quindi con l'iniziale di lettera mi ricordo cosa fare. U per Wing, cioè quando siamo usciti, decollati e così via. Weather, ti prendo il meteo per Palermo, Napoli, Roma, Genova, il meteo arriva a Milano, Malpensa, Linate, Torino, penso li prendo tutti e ce li guardiamo. S, i service message, quindi mando, ci sono service message per i passeggeri speciali, quindi con la wheelchair e quant'altro, oggi non ci sono, qua l'ho detto, quindi, e delay, se dobbiamo uscire ad esempio alle 13.20 da off clock, se uscire alle 13.25 abbiamo fatto 5 minuti di ritardo, dobbiamo giustificare, andiamo a guardare il launch sheet, c'erano delle valigie che hanno messo in più che l'hanno tirate via, dei passeggeri che stavano qui in cabina e le hanno messe giù caricate nella stiva, e quello ha creato un po' di ritardo, allora li mettiamo 10 per conto, perché ogni c'è dietro ogni volta, diciamo, anche i codici di ritardi, quindi l'aereo, i passeggeri, il ritardo di passeggeri all'aereo, ci sono centinaia di codici. Infatti adesso mercoledì e fai qualcosa. E io faccio quello. E puoi preparare, guardarsi la decennia, se vuoi con la cartina, cioè qui, faccio a tavolo. Allora andiamo su che Milano Malpensa, la star, eccole qui, fai l'Arnav Star South. E dopodiché ti prendi, tanto così è facile, l'interfaccia è easy. Quindi abbiamo detto che noi arriviamo da Aitora. Sì, esattamente. Da una Melbourne. Il flight level 0.00 è il minimo, credo. Sì. Cos'è, il rosso? Questo qui è il minimum. Questo qui è il rosso, dovrebbe essere il minimum per l'aerovia e la ricezione, se non sbaglio. La verità, il flight level 100 ovviamente tanto quello che saremo vettorali, qui saremo vettorati tranquillamente, sarà una 3-4-6 gradi fino a... esattamente. E tu cos'è che fai? Vai così e poi fai plan, ti metti giù con questo, deve essere risettato ancora, sì, scusa, cos'è che vuoi fare? E ti guardi qui l'arrivo, vai su airport e così sei subito all'arrivo e ti vedi tutta quanta l'arrivo, tutto quanto l'arrivo, e ti vedi le track con le distanze, le confronti con questo qui, se sono corrette, ti rendi conto che hai comunque degli scostamenti in base a database che sono accettabili, gli scostamenti. Quindi si guarda le track sostanzialmente, track miles, credo che se non ricordo male sia un grado di track e 3 miglia di distanza, se non male, sono detto male. Non ci può, adesso sto qua, ti prendo un po'. Ci guarda, adesso tu seguendo la. E te lo controlli guardando qui sul PFD se è coerente, sul navigation display se è coerente, track mile distance. Non è che fai fare il quadrante. Che vai nell'initial approach chart e ci avrai gli LS, insomma tu ti fai right e vedi com'è. Open climb e open descent. Sì. Sono tutte trust handle e trust climb o
quindi sono quelle due le trasche. Esattamente. Quindi fai level change sostanzialmente. Esattamente, fai level change, bravo. Uso dei reverse invece. Sì, normalmente è idle reverse. Sul tent, quindi idle reverse. Sì. Cioè quando si usa il full reverse nella realtà a te capita di usare piste corte. Sì, corte, piste cioè... corte, oppure se non mi. C'è un limite ovviamente. RTO. Takeoff, se non ho avuto sbatti di farmi le landing performance, perché vai che capita. Allora, se la cosa che succede così, se io ho pista bagnata e non mi faccio la landing performance che mi dice ok, la posso fare anche con idle reverse, che di fatto è no credit per il reverse, cioè se io metto idle reverse quando sono gli stessi utilizzando, è quello il discorso, e esce in verde, allora metto idle reverse. Se non la faccio, però c'ho pista bagnata, full reverse. Quindi con pista bagnata, full reverse? Sì, se non ho fatto la landing performance. Se l'ho fatta, invece che è verde, mettendo dei parametri no credit for reverse, allora posso dare idle reverse, altrimenti è full. E poi c'è chi anche per scelta personale seleziona full e appena vede che sono entrati lo riporta avanti ad idle reverse. Perché hai un limite di quanti secondi? No, no, è soltanto un fatto personale di stile di volo, diciamo così. Okay, okay. Le uniche limitazioni pensavo secondo me fosse una limitazione proprio di utilizzo. Allora, le limitazioni che io mi ricordo sono per la spinta in decollo per quanto riguarda il toga, se sei due motori o un motore solo. Di fatto il toga lo puoi utilizzare per 5 minuti massimo se sei in due motori e 10 minuti se sei single engine. Questa è l'unica cosa. 5 minuti. 5 minuti in due motori. Il discorso delle, che ancora, come sai, non è funzionato, dell'instinctic di disengage. Sì. Cioè, quello come funziona? Schiaccio, esco, non si muove, oppure... No. Allora, qui vedi la linea verde. Ci sono i pallini. Che esattamente. I pallini, la thrust lever angle, praticamente dice che in climb detent, se io adesso premessi, lui accelererebbe e porterebbe i motori con la linea verde sul pallino blu, certo, che di fatto andrebbe a 80, adesso lui sta a 86, porterebbe la spinta a 88,2. Ok. Se io porto indietro le manette, quindi porto indietro il pallino, dovrebbe portare... ritorna lì, fai un refresh. Allora, adesso vedrai che esce dall'autotrust. Allora, eccolo lì, lo vedi? L'autotrust è sempre attivo da climb ad idle. L'autotrust limited ci dà, che è giusto che sia così. Se io a questo punto poi premo, stacco l'autotrust. L'autotrust comunque per reinserirlo, 1 e 2. Ok. E lui dopodiché, perché abbiamo tolto un po' di spinta, è descesa la velocità e sulla riporta fino al maximum gate, che sarebbe la climb. Una volta che ha raggiunto la velocità, la spinta se la riporta dove pensa che sia giusto che sia. Però quello che fanno molti che vengono dal Boeing, subito premono l'aereo, ovviamente se io sto in avvicinamento e premo, sto magari al 50, mi porta la spinta all'80, oh, allora prima faccio il match della thrust lever angle, ovviamente fuori i pallini, i pallini li porto sopra dove stanno la, dove sta effettivamente la spinta in verde, e dopodiché premo stacco. Allora siamo dal top of descent praticamente. Come orari, lì c'è l'UTC ovviamente sul blog. Ci sono quasi le 7:30. Sì. Allora, io ho fatto quella parte mia, tu hai fatto la parte tua. Ora, hai controllo, io mi controllo la box anche io. Avete fatto un bel pezzo lungo, potete fare un fiumicino di Lala che era più corto e più comodo. Che non era più usato. Sì, questo così. Prima si lancio che devo andare a prendere il cane. Allora, la box è preparata, cosa vuoi fare con l'autobreak? Vuoi andare manual break o vuoi mettere l'autobreak? Cominciamo con l'autobreak e poi eventualmente passiamo alla mano. Scelta tua, questo comincia a vedere. Beh, ma penso è abbastanza lunga, quindi metterei un low. Prego, sarei qua. Vabbè, sì. Se ricordo bene Malpensa è idle reverse, non in procedura. Cioè, cos'è il meteo a Malpensa adesso? Vogliamo vedere un'occhiata... Attimo. Il meteo va, c'è niente di particolare. Quindi l'autobreak si prepara già così tanto prima? Può dura
fatto il briefing, io ho lo scan mio e me lo preparo così, perché io mi preparo, faccio uno ticket below, radio management panel, audio control panel, radio management panel, qui 3, overhead 4, 5, questo non lo facciamo più, era il fatto di rimettere i pesi corretti nella box, non lo facciamo più perché non ha senso, 6 mi controllo che l'IFB stia caricando, che sia in carica, 7 mi preparo la box e con la box ci metto anche in background il Q&H dell'aeroporto che avremo già, abbiamo la stampante, che avremo già il meteo, sapremo più o meno quant'è. Sicuramente non perché no. Sì, io se gli metto, non lo so, 10-15 in background, quelli che ripasso a standard. Amen. In secondario mi sono messo 121.5, stiamo ascoltando idealmente una guard frequency, 120.025 latis d'arrivo di Milano Malpensa. Per le partenze invece latis a Malpensa 121.625, ovviamente siamo in avvicinamento 121.025. Me lo ricordo come, parte dalla memoria. La frequenza più bassa dovremmo avere 7 nodi da 20 gradi. Allora, ti torna? No, giusto. 0207 sì. Nodi. Guarda. Corretto. Sì, sì, ma è performance carino. Questo è un po' next phase. Next phase ancora. Ok, allora li metti il vento lì, quindi 0207. Corretto. Mago vuol dire. Slash 7. Lo metti in magnetic qui. Ah, ok. 20 a 7. La temperatura saranno 12 gradi. Sì, dai, 12 gradi. E il QNH non so quant'è adesso. QNH 1015. Ah, a posto, 1015. Te lo riprendi. E lo che lo rimetti lì dentro. 1015 lo metti nel QNH lì. Eccolo lì. Ora lì ha la DH che serve la decision height, che quindi è basata sul radioaltimetro. In realtà dovresti avere baro sopra qui e la 35 di destra, come vedi, fa 910 di minima o 200 di DH, quindi se li metti 200 visto che è una DH direi che siamo a posto, altrimenti la devi mettere sul 910 e vada sul baro. Invece la 35 di sinistra, se ci avessimo in secondario, la minima sarebbe 920, 10 mm di differenza. Quello è a posto, parlami un po' da me, il meteo abbiamo visto adesso che... No, non abbiamo tanti problemi, abbiamo vento 20 gradi, 2, 0 gradi, 7 nodi, temperatura di 12 gradi, non abbiamo così... non ci darà problemi. Speriamo. Assolutamente, sono d'accordo con te. E poi? L'aereo? L'aereo non ci sarà, non ha problemi, non ha segnalazioni, non abbiamo nulla di Dio per te. Assolutamente. Sarà un avvicinamento di ADS, quindi... stress non credo che ne abbiamo. Sono d'accordo con te, c'è chi lo ripeterà a vita, le montagne. Okay. Quindi in caso di go around. Esattamente, in caso di go around saremo comunque a vista, secondo me. Se vuoi, la trezza ovviamente, oltre a dirla, va anche mitigata. Cioè, io so qual è il problema, cos'è che farò per mitigarla. Terrain. Lo vuoi dal lato mio o dal lato tuo? Quello che vuoi te. Andiamo dal lato mio, visto che... Prego. Una cosa abbiamo, ci siamo viste, in realtà non abbiamo le clouds. No. Cioè, ci consideriamo vista... Sì, saremo visual, saremo broken a 5.000, cioè la pista la vedremo. Ah, ok, broken c'era, non mi ricordavo. O sarà quello di prima, non so, quello che abbiamo visto l'abbiamo rivolto. Ah, broken a 8.000. Broken a 8.000. E va bene. Dopodiché vogliamo andare a vedere la box, cosa c'è, quindi lo mettiamo in plan e mi dici te che ho chiuso un'occhiata. Fai plan, dopodiché riporti il range true, perché ovviamente ti serve vedere le cose meglio. Li metti in constraint. Constraint. E dopodiché vai su airport e vedrai esattamente quello che c'è lì. Quindi praticamente tu mi dici, ah, se non arrivo in questo. Secondo me, per come stanno le cose, se Milano non ha molto traffico, becchiamo quello che c'ha voglia di andare a casa prima stasera, ci fa fare un taglio e secondo me da Socco non ci andiamo, ci fa fare il diretto a Novara. Avete sentito?
Clear direct to Novara già adesso. Allora, facciamo così. Questo sta fatto così, dopodiché ovviamente di Giardo. Sarà un ILS. Questo è un cosign for Tasonobilo. Esattamente. Sarà un ILS. In ILS lo facciamo ILS decelerato. Allora, ILS decelerato Airbus è a flap 1, S speed, al glide, non più tardi 2000 touchdown zone elevation. Touchdown zone elevation a Milano Malpensa sono 720 piedi. Quindi 2720, la rotondiamo a 2.8, quindi al limite a 2800 piedi dovremmo mettere flap a 2. Con un vento così, che abbiamo un po' di vento davanti, possiamo anche farlo. Altrimenti possiamo andare flap a 1 appena siamo intercettato, intorno anche alle 12, 13, 14 miglia. Dopodiché flap a 2 prima di arrivare sul glide, mantenendo 180 e poi riducendo a 160. La ricerca della normalità funziona così, loro vogliono 180, anzi dicono maintain standard speed, bene, 180 fino alle 9 miglia, dopodiché 160 fino alle 5. Alle 5 miglia, quando comunque in base alla situazione, sono vento di in coda, ci avviciniamo prima alla pista, quindi devo avere più margine per rallentare. Diciamo che hai 5 miglia e mezzo, 6 miglia, puoi andare speed managed, gear down, flap 3, flap 4, landing checklist. Speed managed lo porta alla press. Speed managed lo porta lì, esattamente, però noi cosa faremo? Faremo un activate approach phase quando saremo in select speed, di fatto anche adesso, però non lo faccio, faremo dopo. E dopodiché direi una velocità in base a quello che Milano ti dice, la lenta a 220, la lenta a 180, la lenta a 160. Quando siamo lì che siamo, vabbè, dobbiamo cominciare a configurare. 5 miglia, lo ripremi e lui, esattamente, lui sarà in manage, quindi continuerà a rallentare. L'avvicinamento, un po' fuori, un po' dentro, un po' fuori, stacchi quando vuoi tu, semi fly director, un po' fuori, un po' dentro. Tieni conto che in flap a full, su un glide di 3 gradi, con i pesi che stiamo usando adesso, lui per mantenere un glide di quel più o meno 2 gradi e mezzo sta sull'orizzonte per mantenere l'ILS, quindi si vola per assetti. Si guarda fuori, si guarda dentro, guardo dentro, faccio il mio scan, come sai esattamente, gli strumenti sono quelli, non sono diversi da quelli che hai sull'aereo. Guardi fuori, guardi l'allineamento, l'allineamento della pista, la center line tra le gambe, i pubby, la touchdown zone, se non si muove rispetto al finestrino, come sai già per l'atterraggio, stiamo andando sempre nello stesso punto. Se si comincia a muovere stiamo cambiando la trajectory dell'aereo. E guarda dentro, piccolissimi movimenti. Dopodiché non più tardi di 50 piedi fuori, completamente fuori, a fondo pista, 50, 40, 30, comincia a pensare alla flare intorno ai 40, nel senso che se ci bevi, che se lo bevi 30 sbattiamo. Allora 50-40, comincia a pensare che devi fare una flare, chiudi magari in modo tale che per i 30 piedi, 25 piedi hai chiuso e porti leggermente giù, sempre guardando fuori. La flare è piccolissima, lo vedi? La flare è piccolissima, quindi la flare è piccola, passi da 2 gradi e mezzo a 5, 5 gradi e mezzo. Se fossimo in flap a 3, se vuoi fare un avvicinamento flap a 3, avremmo già in avvicinamento circa 5 gradi. Dopodiché gli altri 2 gradi e mezzo saliremo di nuovo a 7.5. Gear down invece quando? Gear down a 5 miglia e mezzo, 5 miglia, quando abbiamo speed manage gear down. Questo è quanto. Per il go around che ce l'hai qui, il go around è 1450 a destra in curso, dovrebbe essere leggermente diverso, ah, eccola qui, curso 0.024. Salendo inizialmente, adesso qui non c'è, pronto, il go around sulla sinistra è così, la salita è a 3.000 piedi, una volta perché è codificato male anche nel rear, e nel rear ti porta fino a 7.000, in realtà la cosa dice, te lo leggiamo da qui, il go around, eccolo qui, 1.348, minimo 1.450, right turn, intercept radiale 0.24, Mike Mike Papa, quindi leggermente a sinistra, a 3.000 piedi entro le 7.000, facciano la virata a destra, quindi se io salgo a 3.000 piedi ma sono anche a 3-4 miglia un po' prima, posso comunque virare, nella realtà è la borsa che ci porta comunque a 7.000 prima di fare la virata, una volta che poi siamo a 5.000
miglia e dirette a Saronno, 5 miglia da Saronno, possiamo salire a 4.000. Quindi la prima stoppaggio che metteremo qui sarà 3.000. Tutto più o meno è quello che sarà. Quali sono i grandi vantaggi? Risparmiare carburante. Risparmiare carburante. Ma è sostanziale. Non c'è una discrepancy tra i due tanks, scusami. Tra le cosa? Tra i due tanks, non c'è una discrepancy poi. I due tanks, non ho capito. Le tanks, no? Se tu bruci più da uno devi aprire il crossfit. Ah! Assolutamente. Berlin non si può. Una volta abbiamo delle discrepancy di 200 kg, ma dobbiamo farsi con il fino a quanto è irrilevante? 1.500. No, fino a 1.500. 500. 500. Ma tra l'altro lui può atterrare, Airbus Giardino deve andare con tutta l'ala piena da un lato e l'ala vuota dall'altro. Non ha problemi. Vabbè, che vuoi fare? Vogliamo cominciare a scendere?